Buongiorno, questa è l'ora del caffè, anche se l'ho già bevuto, il caffè con Sanni. Vedo che continuate a mettermi dislike e non avete capito nulla dai commenti che fate. Sei contro il divorzio, ma sei separata, sei per la famiglia unita, ma tu hai la famiglia disgregata, sei per il lavoro, ma non lavori. Allora, vedo che proprio non capite nulla. Dunque, si farà tanti video finché capiate, ok? Va bene? Dunque, cominciamo. Sei contro il divorzio, ma hai la famiglia disgregata. Allora, punto. Non sono stata io ad andare via, cioè a volere. E poi di più non vi posso dire. Però non ho voluto il divorzio perché è contro lo Spirito Santo, quindi sono solamente separata. Per forza mi dovevo separare. Primo, per diverse ragioni. Io non volevo neanche separarmi, ma sono stata forzata. Quindi ci siamo, signori? Io non credo che quelli che andassero nei campi di concentramento erano d'accordo. Ma come? Se erano campi di concentramento e se andavano. No, erano forzati. L'avete capito cosa vuol dire le forzature? Io sono stata forzata in tante cose. Sono stata forzata anche a separarmi. Non volevo neanche separarmi. Però sono stata obbligata, per l'obbligo non si fa neanche l'aceto. Beh, infatti, la separazione sì, il divorzio non mi obbligheranno, ci vorrà il martirio, ok? Quindi sono non coerente. Perché contro lo Spirito Santo? Gliel'ho anche detto al mio ex, comunque di più non mi va di dire. E infatti è stato zitto, gli ho detto io sono cattolica, lo sai, mi ha sposato, sono cattolica, sono contro lo Spirito, contro lo Spirito Santo, questo non me lo devi chiedere, eccetera. Poi di più non posso dire. Quindi più coerente di così, sono pronta al martirio, ma io non firmerò. Io no, non lo so la legge, però io non firmerò. Non firmerò, quindi si starà a vedere. Io non ho problemi, io non firmo. Firmerà da sé, non lo so, oppure farà a meno, per fai che, per fa... cioè, allora, più coerente di questo, poi di più non mi va di dire, per favore, sono cose nostre, però credetemi io sono oltre, quando ho visto il video di Gianni Morandi, degli anni 70, che diceva, aveva la famiglia unita ancora, c'era la Mariannina Morandi, buonanotte, domani piove, può darsi, speriamo. C'era la Mariannina Morandi, la sua bambina, aveva 7-8 anni, c'era la moglie, quella bellina che cui fece i film, non mi ricordo come la si chiama, insomma la sua ex moglie, e lui diceva quanto è bello divorziare, votate sì al divorzio. E lui ancora non era separato, poi mi pare si è separato anche lui, e lui disse di votare sì. E le persone che lo seguivano, perché era un modello a quell'epoca, era un cantante bravo, devo dire la verità, anche bello, giovanile, un attore. E quindi tanti votarono sì perché c'era anche Gianni Morandi, non sarà mica per quello. Ma insomma, comunque non è che disse votate no, disse votate certo, non è che le persone avranno votato per Gianni Morandi, ma è come quando Fedez fa le certe pubblicità. O qualchedun altro è per lanciare un messaggio perché sono i divi del momento, cioè faccio un esempio. Quindi io sono rimasta veramente sconvolta che uno come Gianni Morandi, che comunque mi piaceva per tante cose, ma per tante a questo punto no, avesse detto sì al divorzio, anche perché a quell'epoca lui non era ancora separato. Quindi assolutamente sono contro il divorzio. E non lo darò. Sono separata, non divorziata, non è la stessa cosa. Ho dovuto separarmi forzatamente. Ok, si è capito o no? Poi, proprio perché anche per esperienza personale so e posso testimoniare quanto sia allucinante la separazione, ma non solo per il mio caso, anche per altri casi ancora peggiori di bambine, perché io ho fatto
catechismo e ho visto dei bambini che addirittura, perlomeno mio marito ha aspettato che i figli fossero grandi e poi ci ha pensato. Ci sono alcuni che si separano e proprio per esperienza, testimonianza, ci sono alcune famiglie che si sono separate con i bambini di 3-4 anni. Anche una aveva, non dico nome e cognome per privacy, aveva un anno più di mia figlia, che la povera bambina, non con il mio catechismo, che era nella mia parrocchia, ma era una bravissima persona, la sua mamma, anche lei era cattolica, ma ha dovuto separarsi, lei addirittura credo divorziare, ora non lo so, non lo so. Però, e diceva, tanto Gesù mi aiuta, era stata costretta, ma se i mariti sono... Ah, ci sono anche esperienze di alcune mogli, addirittura quando io mi separai, non lo so che successe, che mi toccò che mio figlio non aveva bucato il biglietto, se n'era scordato, non mi ricordo, era l'epoca in cui si era in crisi. Io ho detto, guarda, il biglietto ce l'ha, ma non l'ha bucato, vabbè, e pago la multa. E lui mi disse: signora, ho bisogno di soldi, sono separato. Ci si andò a finire a chiacchierare, no? Con questo della multa. E io, guarda, gliela detti volentieri la multa, perché lo sai cosa mi disse? Sono stato costretto a separarmi. Mia moglie non è colpa mia, l'amante, la mia moglie mi ha buttato fuori di casa e questo mi dispiace, perché questo non è giusto, è vero. Ci sono delle... Se la moglie non è colpa sua, è come me che è costretta a separarsi con un dolore immenso, allora non dovrebbe perdere la casa. Ma quando la mogliettina stronzetta lascia lei l'amante, la dovrebbe andare lei fuori di casa. Invece lo sai che cosa? Questo qui era cornuto, poverino, come me. In più la moglie l'aveva buttato fuori di casa perché la legge vuole che le mogli rimangano loro a casa anche se hanno l'amante. Questo non mi sembra giusto, perché la si godeva l'amante. La signorina aveva due figli, lui era fuori di casa, era... Io gli detti la multa contenta, devo dire la verità, perché pagai subito e mi dispiacque, gli dissi, capisco cosa vuol dire. E lui disse: d'altronde possiamo anche noi rifarci una famiglia, una vita con le amanti, però signora, dobbiamo stare dietro ai nostri figli in questo momento. Anche lui aveva figli uguali a me. E peccato che non ci siamo più rivisti, lo saluterei volentieri, vorrei sapere se ora ha trovato casa. Ecco, vorrei veramente tutto il bene a quest'uomo. Poi, per quanto riguarda, quindi sono nettamente contro, credetemi, e so che cosa vuol dire, per il lavoro.